Questa è la sera di sabato scorso a Roma. È arrivato Antoine. Antoine, il ventenne ingegnere cantante francese, ha battuto ogni record di vendita nel settore discografico. Oltre 1 milione di dischi al mese per 5 mesi consecutivi. La tournée italiana di Antoine si è conclusa domenica scorsa a Napoli. Aveva uno scopo preciso: far aumentare la vendita dei suoi dischi nel nostro paese. In Italia il mercato dei giovani non è più da sottovalutare. Circa il 35% della popolazione italiana ha meno di 20 anni. E i teenagers, cioè i ragazzi tra i 13 e i 18 anni, sono quasi 8 milioni. Questi ragazzi rappresentano per l'industria un potere d'acquisto di più di 400 miliardi l'anno. E il 98% di questa cifra viene assorbito dalla musica leggera, dai fumetti e dagli spettacoli. Di fronte a questi dati si capisce perché da qualche tempo cantanti e complessi musicali stranieri scendono in Italia in cerca di un nuovo mercato. Questo pare Washington Square. No, è Padova, Piazza Prato della Valle. Ecco, e questo pare Piccadilly Circus. Questa è Genova, la scalinata di Piazza Tommaseo. Sono tutti beatnik italiani. Non c'è nemmeno uno straniero. Nemmeno uno straniero. Questo mi pare confermare quello che dicevamo prima, che cioè i modi della protesta contro la società opulenta, contro la spirale salari, prezzi, noi ormai la importiamo dall'America, prefabbricata, in scatolata, come se fosse un prodotto dal supermercato. Sì, in un certo senso è vero, tuttavia i beatnik in Italia sono moltissimi. Quanti sono? Un censimento vero e proprio non è mai stato fatto. Hanno comunque più di 1000 club, hanno un loro sala da ballo, 20.000 soci tesserati, i loro giornali, un linguaggio. Un linguaggio, ma i modelli, i profeti, i paradigmi di questo tipo di protesta non sono mai italiani, sono sempre americani, in qualche caso inglesi. Allora ci troviamo di fronte a una mistificazione culturale. Ho paura di sì. Tu stesso a New York hai intervistato il profeta dei beat americani d'oggi e lui ti ha detto che fra tutti i beat del mondo quelli che più gli fanno tenerezza sono proprio gli italiani, perché protestano contro qualche cosa che nella migliore delle ipotesi riuscivano a vedere soltanto i loro figli.